qui contro il governo Monti oggi per protestare contro le riforme che sta facendo questo governo, il percorso che lui sta continuando, i tagli al sociale, i tagli alle scuole, i tagli a, sia a livello di governo sia a livello anche di Comune di Roma colpiscono tutti, e per questo noi vogliamo protestare, per farci sentire, perché siamo stanchi di essere sempre le vittime di questi cambiamenti e di questi governi, per pagare un debito, perché nello specifico noi siamo di rivolta il debito che qualcun altro ha fatto e che noi dobbiamo pagare. Siamo stanchi e per questo oggi protestiamo. E niente, siamo qui, è una bella manifestazione, ne sono molto convinta e contenta, perché è arrivato il momento, secondo me, di dire una verità. Noi abbiamo il debito pubblico che è aumentato invece di diminuire, Monti è stato un pannicello caldo, è stato un antidolorifico di fronte a un cancro, adesso qualcuno dovrà ben dire che cosa vuole fare del futuro di questo paese. Il debito si paga, non si paga, ce lo teniamo e passeremo al prossimo spread, continueremo a beccarci qualsiasi politica o economica liberticida che è affamante soltanto perché lo spread aumenta quando i mercati lo decidono. Qualcuno dovrà decidere qualcosa di estremamente serio rispetto al debito pubblico. Bisognerà che i paesi indebitati facciano un cartello e decidano di non pagarlo questo debito, perché non ci sono alternative. Allora non avremo più bisogno né di tecnici né di politici che ci affameranno. Avremo un paese che lo è già abbastanza ricco da avere un surplus invece di investire tutto il suo PIL per pagare gli interessi di un debito che non si può più pagare. Siamo tantissimi e vogliamo dimostrare che non permetteremo a nessuno di aumentare le tasse all'università, non permetteremo a nessuno di fare la caccia fuori corso, non permetteremo a nessuno di privatizzare le nostre scuole. Monti è un nemico della classe operaia, dei lavoratori, dei disoccupati e del genere umano, e sarebbe terribile, va chiarito, che lavoratori, gli oppressi di vario tipo non possono puntare sul minore dei mali, non è che possono prendere delle sbronze di goduria perché è sparito Berlusconi. Hamid Masumi Nejad, Piazza San Giovanni, Roma.